Se il buongiorno si vede dal mattino, per il Castel Sardo il campionato di seconda categoria potrà iniziare sotto i migliori auspici. La Supercoppa Nuvoli è infatti dei rossoblù che sabato a Castel Sardo, nel campo neutro di Luponti, ha sconfitto la Folgoritissi ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. In attesa della prima di campionato, domenica 4 ottobre a Calangianus, la squadra capitanata da Alessandro Tugulu porta in bacheca il primo trofeo della stagione. La ripartenza di questo sport anche nelle categorie minori ha portato tanta serenità e spensieratezza tra i numerosi appassionati. Siamo convinti che anche quest'anno da noi in terza categoria, la prossima settimana faremo la riunione, parteciperanno tantissime squadre e la terza sabato di ottobre parteciperemo e daremo il via al campionato di terza categoria, sempre più entusiasmante, sempre più bello. Partita combattuta da entrambe le parti. Nonostante lo 0-0, il calcio spettacolo, anche a reti inviolate nei 90 minuti, non è mancato. Bravi portieri a farsi trovare pronti. Protagonista il numero 1 rossoblù, Giovanni Moroni, più volte chiamato in causa. Decisive le sue parate ai calci di rigore, che hanno permesso al 21enne castellanese di aggiudicarsi il premio uomo partita e alla sua squadra la finale, che ai rigori ha vinto per 5-3.